Ah, ragazzi, eccovi qua. Oggi vi ho chiamato per una cosa importantissima. Vai, dici questa cosa importantissima per cui ci hai chiamato. Allora, in pratica devo fare delle ristrutturazioni dentro la pizzeria. Ok, fino a qui tutto chiaro. Devo aggiustare qua tutto, proprio tutto, tavoli, sedie, contro luci, contro cazzi. Tutto devo aggiustare. Perché hai chiamato noi? Così ci mi date una mano a mantenermi lo scadetto, a saldarmi i muri. Ma noi sembriamo tutti e due Bob l'aggiusta tutto. Dice no, e infatti noi siamo Bob lo scassa tutto, visto che sfondiamo ogni cosa che ci dai. No, 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 calmi, calmi. Noi mi dovete solo aiutare, che t'hanno chiamato dei costruttori. E non ti aiutano loro? Eh no, due mani, volevo dire. Uno, due, tre, quattro. Quattro mani vanno benissimo. No, no, guarda, io ho zero mani. Se vuoi io mi stacco proprio il braccio, guarda qua. Ecco, ma non ce le ho più le mani, non ti posso aiutare. Ok, riattaccatelo e vienimi a dare una mano in cucina. No, questo è proprio bastardo. Dai, Mela, non sarà così brutto. Ma vaffanculo, volevo stare a casa davanti al condizionatore. Ma stai zitto che stanotte si abbraccia di ventilatore nel letto. Panchina, come sta andando? Sta andando tutto bene, solo che dobbiamo andare sul tetto. Sul tetto, sul tetto, sul tetto. Sì, sul tetto. Ma è proprio il tetto, sì, il tetto tettoso. E perché dobbiamo andare sul tetto? Che cacchio è successo? È successo una cosa, come dire, così così. Che è successo? Allora, in pratica abbiamo aperto la finestra e ci sono volate 3.000 cagate di piccione dentro. Perfetto, so da pulire le cagate di piccione e poi mettere un sistema per non far venire i piccioni sul tetto. Ma se vuoi io ci metto Peppe, così i piccioni dalla paura non si avvicinano proprio. Oh, ma basta bullizzarmi. Ok, che ne pensi? No, no, mettiamo delle schegge di vetro. Sì, ma schegge di vetro, deve essere una pizzeria, non una cosa perché non ci puoi manco entrare. Ma dico sul tetto, no, all'entrata, e non cambia. Metti caso la notte viene un ladro a rubare. E allora? E metti caso si fa male, poi devo pagare io l'assicurazione sanitaria. Ma se è un ladro, che cazzo gli paghi? Al massimo gli paghi il cibo nella cella. Ma stai zitto! Va bene, cosa vuoi che metta per non far venire i piccioni? Quando li vengo sparo. Ah, quindi eviti le schegge di vetro per usare i proiettili. Esatto. Va bene, andiamo sul tetto. Ragazzi, mentre io vado sul tetto, voi vi do un compito. Ovvero quale? Il compito è quello di sistemarmi la cucina. Mettete ogni cosa nello giusto scaffale. Nello giusto scaffale, esatto. Mi raccomando, se trovo qualcosa storto vi ammazzo. Ok, chiaro, chiarissimo. Perfetto, arrivederci. Adesso? E adesso dobbiamo sistemare. Peppe, mi raccomando, non scassiamo niente, altrimenti quello ce la mette dentro l'occhio. Sei un coglione, un imbecille, un ignorante, nasito, un ciuchino, uno Shrek. Shrek è più bello di te. Ma vaffanculo, Mela. Che cazzo sta succedendo? Chiedi a lui. Quindi che devo fare? Non devi fare niente, niente devi fare. Devi alzare una sedia da terra, devi alzare. Vabbè, facilissimo. L'altra volta per alzare una sedia ti ricordo che l'hai fatta volare giù dalla finestra. Sì, ma però ha colpito una signora, abbiamo passato un po' di guai. Vedi finestre? No, però vedo la porta dell'entrata. Se non colpisci una signora, colpisci direttamente la pattuglia della polizia. Vabbè, non ti preoccupare, la alzo io. Guarda, è stato facilissimo. Peppe, sì, Mela, facciamo una cosa, togliamo di mezzo pure quella sedia. Ah, ok, sono bravissima a toglierla di me. Bastardo. Sì, Mela, ma che bullismo. Stai zitto che non sei Roberto. Ah, mamma mia, ma che caldo che fa qua sopra. Tu stai seduto a non fare un cazzo e ti lamenti del caldo. Io che cazzo devo dire che sto qui a saldare sto cacchio di legno qua. Non è legno, fa parte delle abbellazioni della pizzeria. Cazzo significa abbellazioni? Come cazzo si chiamano? Decorazioni? Quelle. Sì, è perché me lo stai facendo tagliare. Lo voglio un pochettino più corto. Che stanno facendo gli altri tuoi operai? Ti stanno riparando la cucina. Gli hai detto che voglio 7 fornelli. Facciamo 9. Esatto, facciamo 9 fornelli. Aspetta, glielo vado a dire. No, ma io dicevo per dire. Ma perché, madonna, ma io però mi faccio dei guai da solo. Uè, ciao lavoratori belli! Ciao capo! Ok, come sta andando?
Abbiamo installato i tuoi 7 fornelli. Perfetto, hai un po' di tempo disponibile? Sì, io tenere un sacco di tempo disponibile. Dopo vado in pausa merenda. Perfetto, perché ti volevo dire di installarmene altri due. Altri 2 fornelli. Che cazzo, devi cucinare il vulcano? No. Non cucino queste cose, cucino la pizza. Fammi altri 2 fornelli, me l'ha detto il tuo collaboratore sul tetto. No, quello è proprio uno stronzo allora, lo so, infatti ti vuole far lavorare di più. E va bene capo, però mi devi dare gli straordinari. Ovvio che ti do gli straordinari, va bene lo straordinario mondo di Gumball. No, straordinari intendo i soldi. Ah, i soldi, sì, vabbè, devi dare il doppio. Perfetto, io quindi faccio gli altri 2 fornelli. Esatto, se mi volete vado dentro al mio ufficio. Perché che deve fare? Cazzi miei. Bene, infatti c'è raggio. Oh cazzo, ho tirato una facciata sul pavimento. Ah, un po' di riposo davanti al mio computer. Adesso mi guardo un po' un tutorial su come fare la pizza. Esatto, anche se so come. Vabbè. Accenditi computer della minchia. Oh bello, scusa. Dica, puoi spegnere un attimo il coso? Ah. Dica, puoi smettere di fare casino? Mi scusi, ma io come saldo senza fare casino? Salda senza fare casino. E va bene. Perché non stai saldando? E lei mi ha detto di saldare senza fare casino. Aspetta che ci stanno quei 2 tizi. Ciao. Vai, venite, va, venite. Ormai state qua. Pepe, ma ce la fai a non romperti la schiena, Madonna? Allora, noi siamo venuti qua perché ci siamo un po' rotti. Ok, avete sistemato i tavoli, le sedie. Sì, perfetto, adesso vi do un altro compito. Prendete questo martello. Ok, che dobbiamo fare col martello? Niente, dovete rompere la roba che non serve, ovvero gli scatoli che stanno fuori all'entrata. Noi siamo esperti a scassare la roba, perciò ve l'ho data a voi questo compito. Dai, andate, lasciatemi guardare i miei porcellana. Porcellana. Sì, mi guarda un tizio, un marocchino che urla slaf va boom mentre fa la porcellana. Cazzo volete? Vabbè, noi andiamo. Mi scusi, posso ricominciare a saldare? No, vai a saldare da un'altra parte. Perfetto, Peppe, salsiccia napoletana è stato un santo. Perché? Guarda, ti ha lasciato scassare solo sti scatoli. Che tu sei bravissima a scassare le cose. Infatti scassi anche la minchia. Perfetto, sarà un gioco da ragazzi romperli. Mela, però mi sono rotto il braccio. Madonna, io pensa, già mi sono rotto il ca. Vabbè, questo qui lo. A dove cazzo? Ci penso io. Dove cazzo l'hai lanciato il martello? Aiuto, Mela, mi sono spezzato. Fammi andare al lavoro, va. Cos'è quella roba là in fondo? Peppe, ma ti rendi conto che tu per rompere degli scatoli hai rotto un grattacielo? Non era un grattacielo, c'aveva 3 piani. Sì, Peppe, ma tu ti rendi conto che hai abbattuto un edificio? Dai, Mela, non è messo così male. Mela, stavo scherzando, adesso è messo male. Peppe, ma tra poco tu sei messo male. Pigliati sto barile. Perfetto, qui abbiamo finito, capo. Perfetto, siccome io ci tengo ai miei lavoratori, sai che facciamo? Che cosa? Pausa? No, vi faccio fare pure il seminterrato. Ma scusa, lei ha detto che ci tiene i suoi lavoratori e ci fa lavorare ancora di più. Ci tengo a voi perché vi faccio lavorare di più, così io vi pago di più e quindi avete più soldi, ecco. In effetti non c'è tutti i torti. Perfetto, appena finisci di saldare qua sotto vieni il seminterrato. Perché questo non era il seminterrato. C'è il seminterrato. No, questo era lo Scandina. Il seminterrato è ancora più giù. Ma qua arriviamo al nucleo della terra. Probabile, vorrei fare un tunnel pure che mi porti fino a là. Perché? Così invece di cuocerle nel forno, le pizze, le cuocione, le cuocone, come cazzo si dice? Le cucino nel nucleo della terra. Ah,
Perfetto, ci sentiamo lì. Questo è scemo. Perfetto, noi dobbiamo andarcene perché ci ha chiamato Gesualdo e ha detto che ha un problema. Chi cazzo è Gesualdo? È l'amico del cugino, del fratello, dell'amico di Peppe. Ah, che ha detto? E ha detto che dobbiamo venire perché sta a partorire, dobbiamo metterla in cima, dobbiamo darle una mano con i pomodori. Sì, li deve pelare. Ah, ok, li deve tagliare i capelli ai pomodori. Esatto, dobbiamo fare i pomodori pelati e quindi dobbiamo tagliare i capelli. Perfetto. Noi quindi andiamo, arriva e buonanotte, arrivederci, ciao. Sono sospettissimi. Ah, oggi non vi perdete l'inaugurazione della pizzeria. Cosa? Oggi venite a vedere la pizzeria come è uscita nuova. Sì, oggi veniamo. Andiamo, Peppe. Arrivederci. Secondo te come sarà la pizzeria di salsiccia napoletana? A me sembra uguale a prima. Ciao ragazzi, vi piace la pizzeria nuova? Ma è sempre la stessa. Sì, l'abbiamo ristrutturata, è più bella. Io non vedo differenze. Come l'ambiente è più vivo, abbiamo aggiustato le luci. Infatti sono più illuminati. Infatti qua dentro ti metti gli occhiali da sole per vedere. È veramente più bella di prima. E poi guarda, abbiamo molti più clienti. Vero clienti? Cazzo vuoi? Niente, che pizza volete tu, Mele e Peppe? La solita. Perché ci guardi? Ah, scusate, le luci mi stanno dando alla testa. No, le luci te le do in testa. Perfetto, io vado a fare la pizza. Perfetto, adesso che facciamo, Mela? Non lo so, Peppe, andiamo nel cesso. Perché? Ti voglio inculare? Che dobbiamo fare? Dobbiamo aspettare che ci porti la pizza, ovviamente. Ah, esatto. Voi che pizza volete? Scusa, ma perché non ti fai i cazzi tuoi?